Buonasera a tutti. Gigi, tu hai sempre belle parole su Giulia Bevilacqua. Ciao, lo Gigi! So. Che, voglio proprio sentire cosa hai da dire. È bella, che è brava, ma è soprattutto interessante. Ah, vedi? Interessante. Giulia, prende e porta a casa. Io prendo e porto a casa. Mi sono anche scucita le tasche proprio per mettere dentro tutti poi i complimenti di Gigi. Sta donna, veramente. Ma non lo dire, che chi si lo dà. Ah, no, però io lo posso dire. Ah, tu non lo devi dire di te stessa, ma io di te lo posso dire. Anche perché voi siete state sorelle. Sì, vero, sorellastre, pensa. Ma quanto è bella da vicino, non l'avevo mai vista. Perché sono truccata bene. No. Sei truccata lei, ti sei truccata tu. In realtà no. Perché prima di venire mi ha pure chiamato, dice, ma che fai, che ti trucchi, che colore ti metti? Cioè ci dicevamo le cose, insomma questa è... Mi volevo mettere la giacca bianca, vedi che ho fatto bene a Senti, chiedere. Io vorrei parlare subito della cosa che a me ha entusiasmato conoscendoti, del tuo essere mamma. Perché Giulia è un'attrice straordinaria e bravissima, lo sappiamo tutti, ma è una gran mamma. Vabbè. Come si fa a non essere una gran mamma? Con due bambini stupendi, quanto c'hanno adesso? Adesso c'hanno Edoardo a quasi 2 anni, fa ridere che non mi ricordo l'età dei miei figli. Vabbè, ma questo è lo stress e la fatica di essere genitori, vedi? No, allora, mia figlia Vittoria ha 3 anni compiuti a novembre e invece mio figlio ne compierà 2 a maggio, quindi insomma hanno un anno e mezzo di differenza. Quindi diciamo che il secondo è arrivato e ha sconvolto la vita perché insomma una già è faticosa è ma duro due uno dietro è l'altro, proprio è come insomma diceva Mattia Torre, 1 più 1 fa veramente 11 e non 2. è così noi non lo possiamo dire perché ne abbiamo uno. Io ne ho avuto uno ma mia madre diceva che dopo di me tu era uno e già 11 da solo. Sì, 11 ha fatto anche 12, ma mia madre diceva che non avrebbe mai potuto avere un'altra figlia. Sei figlia unica, scusami, io Sono figlia unica, ma mia madre diceva che non avrebbe mai potuto averne un secondo, non ce l'avrebbe fatta fisicamente. Sì, però no, nel tuo caso sì, la posso capire, la mamma. Senti, e a proposito di teatri che si riempiono, di cinema che finalmente si ritorna al cinema, io vorrei tornare un attimo invece al tuo film che è in promozione, che in questo momento è appunto nelle sale. C'era una volta Il crimine, accanto a Giampaolo Morelli, Marco Giallini, Carolina Crescentini, Gianmarco Tognazzi. È di Massimiliano Bruno. Certo, la regia e fa parte di una saga, perché... Sì, questo è il terzo capitolo e anche l'ultimo di questa saga, che è iniziata con il primo film, in cui questa banda di cialtroni, diciamo un po' sordiani, tornava, viaggiava nel tempo, e nel primo capitolo torna e diciamo ha a che fare con la banda della Magliana. Nel secondo, dove io arrivo, si va invece a combattere con quelli, con i gomorristi di Gomorra, diciamo. E in questo terzo capitolo, diciamo, con una coincidenza un po' particolare, e questi cialtroni tornano indietro nel tempo proprio durante la Seconda Guerra Mondiale, nel 1943, perché vogliono recuperare la Gioconda che era stata trafugata dai nazisti. Ovviamente questo film può essere visto tranquillamente senza aver visto i primi due, perché è a sé stante, diciamo, quindi consiglio a tutti di andarlo a vedere al cinema, perché dobbiamo rispondere in qualche modo a questa violenza e alla guerra, e quello che noi possiamo fare è facendolo con la cultura, con l'arte, quindi andare sosteniamo, al cinema, andiamo tutti al teatro con la musica. Ed è nelle sale già dal 10 di marzo. Dal 10 marzo. Senti, ma ce l'abbiamo un piccolo trailer di questo film? Ce l'abbiamo, certo, ce l'abbiamo, vediamolo. Lorella, e che ci fai qua? Oh, bello, come stai? Tutto a posto? Oh, regà, lui è mio cugino Claudio Ranieri. Ciao. Allenatore di calcio, come no? Trionfatore nel 2016 con il Leicester in Premier League. Ah, non sapevo. Complimenti. Complimenti di cosa? Deficiente. Ma può essere Claudio Ranieri, è giovane, è per giocare, no? Che ne so. Ma voi ci riuscite a decifrare qualcosa? Perché io non ce leggo niente qua. Da? Allora, mi pare che ci sta scritto morta. Morta. E poi qualcosa di Roberta? È morta Roberta? Davvero? Condoglianze. Ma che dici? Senti, da qui si vede che sei una brava attrice, perché tu sei completamente l'opposto nella vita, in realtà. Sì, simpatica, ma non sei così.
diciamolo, quindi mi fanno vedi, sempre però... interpretare questi personaggi così dell'alta borghesia romana, ma anche milanese, torinese. No, invece sì, devo dire che mi capita di fare la coatta romana, ma insomma mi diverte. Dentro evidentemente sei un dentro so coatta, sei dentro sì, moltissimo. Senti Giulia, com'è stato divertente girare con questi attori straordinari? Tutti insomma con grande verve, con grande curriculum, insomma poi beh, c'è sì. Anche c'è un amico che ha mandato un video per te, ma vediamolo, veramente? Vediamolo un attimo. Dice cose brutte, proprio brutte. Come sapete? Al solito. Sì, sì. Ciao Giulia, ciao Serena, vi volevo dare un grande abbraccio, volevo abbracciarvi forte e dire a Giulia che è una compagna di lavoro straordinaria, che è stato bellissimo lavorare di nuovo insieme, spero che ci siano altre occasioni, lei sa quanto la stimo e quanto le voglio bene e speriamo di vederci presto tutti al cinema a vedere magari C'era una volta il crimine, terzo capitolo della saga e speriamo di vederci anche in studio quanto prima. Un abbraccio a tutti voi. Ciao. Grazie, lo salutiamo. Ciao Jimbo. Ciao Jimbo, grazie. Che veramente, che grande attore, che persona che è Jimbo. Sì, simpaticissimo. Senti, vorrei andare un attimo a questa foto, la foto 5. Ti ricorda qualcosa? Ecco, che rapporto hai avuto con Enrico Vanzina? Ma bellissimo, Enrico è un uomo di grande ironia, di grande cultura, quindi è una persona con cui si passa il tempo in maniera molto piacevole, ecco. Poi soprattutto i suoi racconti degli anni d'oro del cinema, no? Quindi insomma li ha conosciuti tutti e quindi i suoi racconti sono veramente interessanti, le scene, i fuori scena, diciamo. Sì. Beh, sono cresciuti all'ombra del grande cinema, loro, no? Esatto. Sì, assolutamente, quindi insomma è stato molto piacevole, poi è stato un set bellissimo perché eravamo insieme anche a con altre due grandi attrici e a Sabaudia, quindi su un albergo, sulla spiaggia, quindi devo dire che per me quella è stata la vacanza di quest'estate perché dopo ci guardavamo e diciamo ma questo è lavorare? No, esatto. Poi Enrico, come diciamo anche Carlo, prima tendeva a finire la giornata sempre prima, no? Quindi diciamo che quasi tutti i giorni alle 4 del pomeriggio ritornavamo in albergo, avevamo quelle due orette per prenderci una birretta sulla spiaggia. Non diciamo queste cose. E lì a birretta, amico, ho detto. Diceva, chi era Mastro Ianni che diceva se non facevo questo mi sarebbe toccato lavorare. Esatto, certo. È proprio così. Senti, un'altra foto che vorrei ripercorrere, io l'ho presa dal tuo social, che mi piace tanto. E con la foto 2, chi è quel signore lì, con gli occhiali? Ma non lo so, non lo conosci? Non lo riconosco, è mio marito. È l'amore della sua vita, eh? È mio marito, anche sì, anche la l'amore... foto 4, vorrei far vedere sì, questa foto. Sì, che vedere, sono curiosa. Certo. Nicola, che, sì. Che incontro è stato con Pensavi Nicola? Che non mi ricordassi. No, infatti glielo devo suggerire. Stiamo coatta, così. Sì, ma, stiamo così, gli devo suggerire l'età, non dei so, figli, il nome del miei marito. Figli. No, allora no, sì, Nicola è l'amore della mia vita. No, dicevo che è stato il mio unico e primo colpo di fulmine, non mi era mai capitato, non ci credevo neanche. Invece... Ma com'è successo? Come vi siete Beh, incontrati? Onestamente non è tanto difficile capire. È bello, eh. Sì. Abba, dammi subito quella foto. Scatta la gelosia. Vediamo la foto 4, vediamola con la famiglia. Complimenti. Senti, sì. Com'è stato questo incontro? Vi siete trovati ad una festa? Vi siete Eravamo seduti ad una su un festa puff? E dopo balli insomma scalmanati io mi sono seduta su questo puff e lui si è seduto insieme a me contemporaneamente ma schiena contro schiena, quindi proprio così. Ci siamo fate dati. Fate un po' la esatto, scena. Esatto, così. Adesso però mi devi anche baciare. E quindi poi ci siamo girati. No, adesso no. Non ho fatto questa faccia, sennò non mi sarei mai innamorata di lui. Però ci siamo girati. E io l'ho guardato e ho che pensato... Gli hai detto? Dillo scusa, alla camera. Serena, aspetta, vabbè, scusa, lo stiamo scusa. Facendo non interrompere. Sì, fate la scenetta. Eravamo in un grande atelier, diciamo, e lui mi ha chiesto, ma lavori qui? Ma dico, no, io faccio l'attrice. Ah, no, non lo sapevo, quindi mi sono innamorata anche perché... Furbo. No. Dici che... Furbo, infatti poi dopo, furbo. Gigi, amico, tu che avresti fatto sul puff con Giulia Bevilacqua? Beh, così spalla così, Serena. Avrei dato solo la mia disponibilità, poi avrei lasciato fare tutto a Giulia.